come quando splende il sole mentre dentro piove forte, tieni stretta la tua vita mentre sfugge tra le dita, senti scorrere la... Riccardo Cesari o Cesari, a seconda del location e a seconda della latitudine, è un cantautore, o almeno è quello che vorrebbe essere a tempo pieno. Riccardo è stato musicista, è stato tornista, è stato compagno di tanti musicisti nella scena di Bologna ed è stato imprenditore per un periodo di tempo della sua vita. E tra i 30 e i 40 anni, diciamo che Riccardo, anzi tra i 30 e i 39 per essere precisi, Riccardo ha fatto altro nella vita e si è divertito un sacco a gestire un'azienda che aveva bisogno di un nuovo imprinting. La cosa è andata piuttosto bene e adesso siamo qua. Ho scritto un disco, il titolo è Dove eravamo rimasti e comincia proprio qua, comincia in un punto in cui Riccardo fa un punto zero sulla sua vita e riparte con tutto ciò che aveva lasciato indietro. Una storia migliore è il singolo che ha anticipato l'uscita del disco Dove eravamo rimasti, che ha visto l'uscita il 17 novembre 2017, venerdì 17 novembre 2017, tanto per farci mancare nulla, e parla esattamente di questo, parla del fatto che quando le cose non vanno come vogliamo, tante volte è sufficiente prendere quella situazione che non ci piace e girare pagine e riscriverla. Ci sono cose che riusciamo a cambiare, ci sono cose che non riusciamo a cambiare, qualcuno dice che la grande saggezza sta nel discernere l'uno o l'altra cosa, ma le cose che possiamo cambiare è giusto cambiarle se non ci piacciono. Una storia migliore nasce proprio in questo senso, cerca di essere un pezzo pop, leggero, ma con un sacco di contenuto che vorrei arrivasse alle persone che l'ascoltano, che possono godersi anche sia la musica che il testo di questo pezzo. Su una strada morta, ma qualcuno bussa alla tua porta. Ti misuri il battito e capisci che c'è ancora vita e il cefalogramma non è piatto, non è finita. La storia e il progetto che sta dietro Dove eravamo rimasti nasce in una serie di pezzi che ho scritto un po' durante il periodo di tempo in cui ho fatto altro nella vita. L'ho studiato assieme ad altre persone. Il segreto che ci sta dietro è semplicemente il fatto che ci sono altri musicisti che hanno seguito questo progetto, che hanno creduto in questo progetto. Antonello D'Urso, che lavora con Franco Battiato, con Angelo Branduardi, con Luca Carboni, che ha creduto in questo progetto e ne ha preso in mano la produzione esecutiva. Quindi abbiamo deciso di prendere alcuni pezzi, dargli una sonorità fresca senza snaturarli e costruire un qualcosa che fosse nuovo ma nel contempo avesse contenuto. È stato un lavoro che ha visto la partecipazione di Francesco Monetti dei Modern City Ramblers, di Andrea Torresani che attualmente suona con Nino Azzilli, di Fulvio Ferrari che suona con Luca Carboni, quindi abbiamo cercato di trovare musicisti che avessero voglia di partecipare a questo progetto non perché era un qualcosa da fare ma perché era un qualcosa in cui credere, e il feedback è stato buono, il risultato al di là di come andrà è comunque soddisfacente. Cosa farò da grande? Mi chiedo ancora un po'. E poi riprendo a correre senza motivo. La strada è sempre quella, la vedi da lassù. Io giro in tondo. Ho avuto la fortuna di collaborare tante volte nella mia terra, nella mia città, in Bologna, nelle varie scene. Bologna è divisa in scene. C'è la scena cantautorale, c'è la scena blues, c'è la scena jazz. Ho avuto la fortuna di poter collaborare in tutte queste scene nel corso del tempo. Ho suonato con bluesmen che adesso fanno gli scrittori, ho suonato con jazzmen, ho suonato con i cantautori e quindi ho preso tutto questo, ho collaborato anche nella scena gospel bolognese e tutto questo insieme ha creato le sonorità e i pezzi, per cui non ho un punto di riferimento ma ne ho mille. Bologna è una città dei mille colori e tutti questi colori ho cercato di prenderli, metterli insieme e trasformarli in questo prodotto, Dove eravamo rimasti. Nel tempo che mi resta con me ed io non me ne andrò dalla tua mano per la vita mia. Io non resterò mai solo e penso a quel che ho perso e non ritroverò. Prima data importantissima sarà il 7 di febbraio 2018, dove ci sarà il vero e proprio release party del disco. Sarà al Bravo Caffè di Via Mascarella, un locale molto particolare, un locale in cui hanno suonato tutti e continuano a venire tutti. È un locale con una bella visibilità, nonostante sia di dimensioni limitate, ma è un piacere suonare all'interno. Sono onorato di avere questa possibilità, in cui spero di avere con me almeno parte dei musicisti che hanno collaborato alla stesura del disco. E questo è il primo grande appuntamento, dopodiché ci sarà un piccolo tour che stiamo organizzando. Dove essere aggiornati? www.facebook.com/riccardocesarimusic. C'è un canale YouTube
nel quale c'è il mio video, una storia migliore, un video che sta andando piuttosto bene, e ci saranno tutta una serie di giochetti live che sto organizzando, e profilo Instagram rick.cesari, in cui vedrete un sacco di scatti deliranti che mi diverto a fare mentre sono in giro. Dove andare, una cosa resta certa qui, nessuno ti disturba e la porta è sempre aperta, ma se cerchi dei consigli che ti possano aiutare a essere un dei tempi andati, forse è meglio non entrare.